L'emergenza sanitaria svuota treni e autobus, sia il trasporto urbano che extraurbano hanno subito un drastico calo dell'utenza. Noi proseguiamo il nostro telegiornale. L'emergenza coronavirus ha svuotato gli autobus del trasporto locale. Vediamo il servizio di Filippo Amisano. Da dove arriva? Da Caserta. E dove sta andando? Ortona. Proprio un deserto nei treni, dappertutto. Stavo solo io, un solo treno. Ci sono utenti oppure? Nessuno. Nessuno. Lei da quando è in servizio questa mattina? Alle 10:10. Dalle 10:10 non sta nessuno? Due persone. Vuoti, desolatamente vuoti. Così apparivano questa mattina il terminal dei bus di Campobasso, la stazione ferroviaria, gli autobus di linea locali. Là dove si è fermato l'effetto del decreto è sopraggiunta la paura. Nonostante nelle ultime 24 ore sia ripreso il flusso di viaggiatori in fuga dal nord Italia, forse il timore di un contagio, anche se remoto, sembra aver spinto la maggior parte delle persone, anche i viaggiatori più fedeli, ad abbandonare il trasporto pubblico in attesa di tempi migliori. E qualcuno tra gli autisti si chiede se abbia ancora senso mantenere un servizio che, seppur parzialmente ridotto in città negli ultimi giorni, sembra aver perso quasi ogni utilità. Non c'è nessuno qua. Ma c'è paura anche che i mezzi possano essere... No, i mezzi sono stati sanificati. Buongiorno. Anche lei in fase di pulizie? Sì. Ogni quanto vengono sanificati i vostri bus? Questo è stato sanificato l'altro giorno, vedi? Sì. Però ciò nonostante la gente non si fida, non... No, vabbè, pure per una questione nostra, la puliamo tutti i giorni. Però sta viaggiando pochissima gente, mi dice. Sì, pochissima gente. Se oggi una persona vuol viaggiare in pullman, la distanza di sicurezza è ampiamente garantita, no? Sì, sì, abbiamo transennato qua. Solo i primi posti stanno transennati e poi... Senta, pochissima gente, no? No, proprio zero, non viaggia nessuno. Quindi secondo me è meglio se ci fanno fermare, che questo è l'unico modo per affrontare questa pandemia.